in modo autonomo 7 giorni l'incubazione, dubbi sul ruolo dei rettili. Da 2 anni vive dopo un trapianto senza terapia antirigetto, il primo paziente al mondo, lo proteggono le sue stesse cellule passate in laboratorio e reiniettate. Domani SIT Mob lungo 100 fiumi di montagna, i pesci protestano e tante associazioni con loro contro i danni provocati dalle piccole centrali idroelettriche. Buongiorno, buongiorno dal telegiornale della Scienza dell'Ambiente, l'OMS, avete visto, non ha dato l'allarme globale, il virus, dicono i nostri esperti, è meno contagioso del morbillo, è simile alla normale influenza, ma la paura del virus di Wuhan farà, vedrete, scattare allarmi. L'importante è chiarire come ha raggiunto l'uomo. Gli scienziati su questo si dividono, per alcuni i serpenti non c'entrano. Elena Cestino. I controlli della temperatura sui passeggeri negli aeroporti sono utili per individuare chi ha febbre, isolarlo e sottoporlo ai test diagnostici. Esami molecolari che con un piccolo prelievo di sangue permettono di identificare le sequenze dell'acido nucleico del virus e quindi dire se febbre o eventuali tosse e difficoltà respiratorie sono quelle di una qualsiasi polmonite o sono sintomi causati dal coronavirus di Wuhan. L'obiettivo è sempre solo uno, fermare i contagi. In assenza di vaccino, l'unica strada è diagnosticare precocemente chi ha contratto il virus e trattarlo in modo isolato. Ma il periodo di incubazione del coronavirus di Wuhan è di circa 7 giorni. Secondo gli scienziati, ogni persona infetta sta trasmettendo il virus ad un numero di persone che oscilla tra 1,4 e 2,5. È il cosiddetto numero di riproduzione di base del virus. Quando è superiore a 1, il virus è autosufficiente nella replicazione. La Cina fa sapere che solo il 25% dei casi segnalati sono gravi. Il fatto che ci siano casi lievi o forse non sintomatici lo rende più difficile da individuare e quindi da contenere. Anche perché, come spiegano i virologi dell'Università di Nottingham nel Regno Unito, una volta all'interno di una cellula umana e replicandosi, il coronavirus può iniziare a generare mutazioni che potrebbero consentirgli di diffondersi meglio e di diventare più pericoloso. Intanto, scienziati di Glasgow e di Sydney ritengono che la teoria del serpente non sia credibile. Il metodo dei colleghi cinesi è stato approssimativo, dicono, e il coronavirus non può passare con facilità da animali a sangue freddo all'uomo. E poi, quando sarebbe avvenuta la trasmissione dal pipistrello al serpente? I pipistrelli in inverno sono in letargo. Trovare la fonte del contagio è importante soprattutto per eliminare l'animale in questione dai mercati di animali vivi diffusi in Cina, ma passa in secondo piano se ormai corre veloce la trasmissione da uomo a uomo. E a Wuhan, 11 milioni di abitanti, blindata in entrata e in uscita, nascerà, pensate, un nuovo ospedale da 1000 letti in una settimana. Sarà come quello costruito fuori Pechino nel 2003 per la SARS. La Cina vuole stupire, vuole cancellare il ricordo di come tentò di nascondere quell'epidemia. Le immagini dei primi lavori sono di qualche ora fa, adesso saranno sicuramente più avanti, ma è più facile fare un ospedale in una settimana o fermare le vacanze dei cinesi per il loro capodanno. La festa più importante e normalmente dura 15 giorni. Cinzia Diciani. È il più grande fenomeno migratorio al mondo. In Cina e ovunque siano presenti grandi comunità cinesi, dagli USA al Brasile all'Australia, c'è attesa per l'inizio di un nuovo anno e di un nuovo ciclo scandito dal tradizionale calendario lunare. Il 2020 è l'anno del topo di metallo, favorevole perché, come il suo animale totem, moltiplica prole e beni materiali. Ma qualcosa deve essere andato storto. Il gigante asiatico bloccato fra l'emergenza sanitaria per il coronavirus, la peste suina che ha richiesto la soppressione di milioni di capi, la guerra dei dazi con gli Stati Uniti e per la prima volta da anni una flessione nella marcia del PIL. E l'ultimo colpo arriva dalla cancellazione dei festeggiamenti pubblici da Pechino a Wuhan, completamente isolata. Nella sola provincia di Hubei, 41 milioni di persone sono praticamente prigioniere. Chiudono mercati, negozi e ristoranti, si fermano il turismo e i trasporti. E
Ancora un caso unico al mondo. Italiano trentenne trapiantato di rene da 2 anni, non prende nessun farmaco antirigetto, terapia d'obbligo per chiunque abbia ricevuto un organo. E a proteggerlo dal rischio che il suo organismo scateni una guerra contro quel rene non riconosciuto come suo, le sue stesse cellule opportunamente trattate. Dalla redazione TGR Lombardia, Maura Tani. È italiano, lombardo, il primo paziente al mondo che dopo aver subito un trapianto di rene vive ormai da 2 anni senza assumere nessun farmaco antirigetto. A proteggerlo le sue stesse cellule staminali, mesenchimali, stromali, prelevate dal suo midollo osseo, moltiplicate in laboratorio e reiniettate in un'unica soluzione. Una scoperta straordinaria pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Stem Cells. La sperimentazione clinica di fase 1, avviata dopo i risultati di laboratorio su modello animale all'Istituto Mario Negri di Bergamo. Abbiamo caratterizzato il meccanismo attraverso il quale queste cellule funzionano e abbiamo visto che uniscono le cellule del sistema immunitario responsabile del trapianto, convertendole in cellule un po' più tranquille, dette cellule T regolatrici. Di fatto le staminali frenano solo i globuli bianchi coinvolti nella crisi di rigetto, senza rendere il sistema immunitario meno efficace nelle altre attività di difesa, come invece accade con i farmaci. I farmaci antirigetto hanno delle proprietà straordinarie di far accettare all'uomo un organo estraneo che il paziente non vorrebbe accettare perché il suo sistema immunitario lo rifiuta, ma hanno effetti negativi. Sono tossici, deboliscono anche il sistema immune e quindi espongono questi pazienti al rischio di infezioni, al rischio di tumori. Il paziente arruolato nello studio è un trentenne di Cremona, affetto da grave malattia renale. Aveva ricevuto l'organo in dono dal padre 9 anni fa. I farmaci sono stati via via ridotti e poi sospesi. Per la ciclosporina la riduzione progressiva è durata 4 anni. Da quando è senza farmaci? Da 2 anni, da aprile 2018. Per voi è un follow-up già molto importante? Per noi sì, è un successone molto molto importante. Lui poi è un paziente molto disponibile, effettua sempre i controlli, è sempre stato monitorato molto strettamente dai medici e il suo rene funziona benissimo. Continui controlli in laboratorio e in ospedale, mai un peggioramento. Ora si va avanti per comprendere meglio il meccanismo alla base di questo approccio innovativo e applicarlo in modo sempre più sicuro ed esteso. Nel nuovo studio saranno una trentina gli arruolamenti e tra loro anche pazienti trapiantati di fegato. 1 miliardo di euro l'anno per 20 anni, tanto spendiamo per incentivare l'energia idroelettrica, mini e micro impianti anche su fiumi di montagna, quanto producono, quanto fanno male all'ambiente. Domani ci sarà la protesta dei pesci di fiume, così l'hanno chiamata gli organizzatori, cioè le associazioni ambientaliste degli sport d'acqua. Laura De Donato. Questo è il Po al massimo della sua portata, complice la precoce fusione della neve per le alte temperature. Da qui a San Front, nel Cuneese, come da tutto l'arco alpino, si alza un grido di dolore per l'agonia dei corsi d'acqua, prosciugati dal cambiamento climatico e dai consumi agricoli, industriali e civili. Intere famiglie di specie fluviali, pesci, insetti, piante d'acqua scompaiono perché il flusso intermittente non basta agli ecosistemi fluviali. Cambiano paesaggi, coltivazioni, rischi idrogeologici. Nel mirino di ambientalisti e sportivi ora ci sono anche gli incentivi al micro e mini idroelettrico, amici dell'ambiente per produrre energia pulita da fonti rinnovabili, ma sfuggiti al controllo per gli appetiti accesi dalla forte incentivazione. Questi incentivi noi speravamo che finissero sui corsi d'acqua naturali, non sulle reti fognarie o sugli acquedotti laddove non creano danni, anzi ben vengano perché noi siamo favorevoli alle rinnovabili. Mentre invece sui corsi d'acqua naturali purtroppo con l'ultimo decreto noi temiamo che non venga applicato un decreto che in qualche modo tutelerebbe molto i fiumi ed è un decreto ministeriale, il cosiddetto decreto 29. La classificazione degli impianti idroelettrici si basa sulla potenza generata. Per l'autorità per l'energia elettrica e il gas italiana, la soglia per il mini idroelettrico è di 1 megawatt, ma nel gergo industriale mini idroelettrico indica anche impianti con potenza fino a 3 megawatt, micro fino a 500 kW e pico sotto i 10 kW. Noi captiamo delle grandi quantità di acqua, le intubiamo per parecchi chilometri, vengono rilasciate
a valle, ma subito dopo noi spesso osserviamo che ci sono alte captazioni, per cui noi praticamente abbiamo un fiume artificiale che scorre a fianco del letto del fiume, che è quasi privo d'acqua. Con gli incentivi previsti dal decreto rinnovabili, l'energia prodotta viene pagata il triplo del prezzo di mercato. Complessivamente costano alla collettività 1 miliardo l'anno per 20 anni, addebitati in bolletta alla voce oneri di sistema. Dal 2014 siamo passati da 2.000 a 4.000 impianti, ma i criteri di tutela preventiva dei corsi d'acqua, secondo gli ambientalisti, non sono adeguati e producono solo lo 0,7% dell'energia elettrica. Adesso parliamo di foreste, che sono miniere di biodiversità, assorbono molta anidride carbonica, limitano l'effetto serra e il riscaldamento globale. Gli alberi tagliati vanno però sostituiti e ancora non basta, bisogna anche lasciarne invecchiare e morire alcuni per creare nuova vita vegetale e animale. Nel Parco Nazionale della Sila, in Calabria, questo è il ciclo da sempre, ma non tutto è naturale come sembra. Maurizio Menicucci. Invisibili ormai nei loro rifugi le mille forme di vita che la breve luce diurna non riesce più a riscaldare, un'esplosione di colori infiamma la Sila nel primo sonno invernale. Con l'approssimarsi della primavera riprenderà la lotta tra i pini e i faggi che da sempre si contendono questi 150.000 ettari di calcari, gneiss e graniti, staccatisi dalle Alpi 40 milioni di anni fa e arrivati in Calabria dopo aver perso lungo la rotta la Corsica e la Sardegna. A cantare vittoria oggi è il pino lariccio, che occupa i 3/4 del parco. Una volta, al tempo dei Greci, la Sila non era così. No, si caratterizzava all'epoca per la foresta di faggio, con la presenza di tante altre specie, abete bianco, aceri e così via. Poi Bruzzi e Relini sfruttarono a man bassa le faggete e il suolo degradato divenne più adatto al pino, ma ridare adesso spazio al faggio sarebbe anacronistico. C'è un legame tra queste pinete e le popolazioni locali, sia in termini culturali, storici, ma anche in termini di economia. Conservare questa conifera sulla Sila è perciò una necessità sociale prima che ambientale, e i metodi della tradizione sono i migliori per farlo, anche se tradizionale non vuol dire banale. Sembra che oggi l'optimum della sostenibilità sia diventare un po' semplice come formula. Sì, infatti forse si confonde l'intervento di compensazione con la gestione sostenibile. Un criterio che applicato al patrimonio arboreo si definisce silvicoltura sistemica, cioè il compromesso ideale tra protezione assoluta e sfruttamento intensivo di un posto prevedere. Devono alberi come questa si definiscono bosco vetusto. Possiamo dire che un albero morto di morte naturale, poi crollato al suolo, tutto è fuorché un ambiente morto. Infatti, intanto perché i nutrienti del legno decomposto vanno ad arricchire il suolo, ma anche perché tutti gli animali, soprattutto gli insetti che ne nascono, sono il nutrimento dei predatori della foresta. Sotto le cortecce marcescenti si annida un relitto glaciale, prova vivente dell'origine alpina della Sila, il Cucumus cinnaberinus. Nel 2008 è stato dichiarato estinto e nel 2009, grazie alla piena gestione del parco, ci siamo resi conto che il Cucumus cinnaberinus è quella presente e localizzata in alcune aree. È un predatore di quei coleotteri infestanti, oggi in tutta Europa è in forte devastazione. Questa è la sezione più meridionale e più ben conservata. Un indicatore di qualità dei boschi silani che gli studi attribuiscono più che al controllo pubblico, alla gestione oculata dei privati. Perché prende solo gli interessi. Non va ad intaccare un capitale, la pineta di pino lariccio, che poi è quell'elemento peculiare e caratteristico unico che ci ha fatto diventare nel 2014 riserva della biosfera Mab Sila dell'UNESCO. Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: il Consiglio di Stato ha sospeso provvisoriamente la sperimentazione su 6 macachi di un progetto di studio delle Università di Torino e Parma sui deficit visivi umani, argomento di cui ci eravamo occupati nell'ordinanza 230. È scritto che l'ente deve provare che non esistano alternative a una sperimentazione invasiva sugli animali. Ve ne riparliamo lunedì. Grazie per essere stati con noi e tutto per